capobassone. Agagagagra. Uè, amanti dei soffocotti, come va? Spero tutto bene. Saluti, saluti, saluti dall'egregio maestro, maestro con la M maiuscola, capobastone, il vostro punto di riferimento su Rise of Kingdom Italia. Oggi sono un po' annoiato e voi vi chiederete perché. Beh, perché non sappiamo quando inizierà il prossimo KVK. Sicuramente dovremmo farci un'altra settimana inutile a grattarci i pollici. Ma soprattutto non sappiamo se il nostro re vorrà partecipare appunto a una delle tre modalità che appariranno tra poco. Quindi se metterà il veto positivo in una delle tre modalità. Sinceramente, se ci sarà una votazione io voterò positivo, perché partecipare al KVK è sempre una cosa utile. Serve per crescere sia come alleanza sia come singoli, perché vuoi che ci entri per fare le gemme, vuoi che ci entri per fare i barbari, vuoi che ci entri per fare le famose monete della stagione che ti permettono di sbloccare un sacco di cose. Insomma, qualsiasi sia il tuo motivo, c'è sempre un motivo per partecipare al KVK. E più KVK fai, più cresci, più eroi sblocchi e più sei potente. Quindi diciamo che speriamo che il re dia il benestare. E allora, siccome mi sto un po' annoiando, andiamo a leggere il giornale per vedere se c'è qualche notizia interessante. Chissà, vediamo, andiamo nel liceo della saggezza, l'icona è sempre quella, vediamo, vediamo. Ulala! Ma il giornale oggi è dedicato al grande capobastone, due articoli, leggiamo il primo, dai e ti sarà dato. Il governatore capobastone, scusate se lo dico così, ma quando leggo il mio nome mi eccito perché io sono un elemento erotico, dell'alleanza Gans si è impegnato a fondo per assistere gli alleati. È stato lodato all'unanimità come uno veramente disposto ad aiutare gli altri. La disponibilità a dare una mano è un requisito indispensabile per un regno prospero, e avete proprio ragione. La qualità di un regno si vede dai tuoi aiuti, si vede da quante volte clicchi il pollice, da quanto sei disposto a lavorare sia su di te che sull'alleanza. Ora, andiamo a leggere il secondo. Segreto del successo, l'allenamento di resistenza. Ieri il governatore capobastone ha inviato le truppe 126 volte. Nella neve, nella pioggia, nel caldo, nel buio della notte, e io ci aggiungerei neanche i raspacazzi possono fermarlo. Il governatore ha decretato che sia il combattimento che l'addestramento della resistenza sono fondamentali, e anche qui hanno ragione. Più si lavora sui barbari, sulla raccolta, eccetera, eccetera, e più si cresce. Eh sì, perché, cari amici, io sono finito sul giornale, mica per il cazzo, mica per il cazzo. Se voi andate nell'alleanza, icona degli ingranaggi, impostazioni, classifica, troverete sempre il nome di capobastone, sempre, almeno in uno di questi due, o costruttore maestro o aiuto dell'alleanza. Perché? Perché aiutare l'alleanza è fondamentale. E adesso voltiamo pagina e andiamo a vedere la cosa che vi eccita di più, cioè la tecnologia, perché tutti me lo chiedono: capo, quando arrivi alle T5? Capo, manca poco, dai, fammi vedere a che livello sei. E io vi tengo sempre aggiornati, non vi preoccupate. Beh, i più furbi tra di voi avranno già visto che l'icona è cambiata. Non c'è più la tenda da campeggio dei barboni. Perché? Perché la tenda da campeggio dei barboni è completata. 10 su 10. E questo ce lo leviamo dalle palle. Adesso ci facciamo armi combinate, sparati come dei missili, sparati come bip bip quando corre, bip bip piang! Sparati. I primi due livelli saranno velocissimi, infatti il livello dal 6 al 7 mi dà qui 14 giorni, di cui 4 tolti dall'alleanza e dalla runa. Quindi rimangono 10 giorni, che poi non sono 10 giorni perché con i power up, con i bauli dell'alleanza che ne facciamo praticamente uno al giorno, voleremo molto presto al livello 8. E poi vediamo, poi dopo, una volta superati questi, rimane solo corpo medico e il mamelucco. Ed eccoci qua al capitolo estivo, aggiornamento 1.0.49. Intorno all'11.8.2021, l'11.8 sarà un mercoledì, verrà scaricata la patch del capitolo estivo. Sarà suddivisa in 7 giorni, come c'è scritto qua, preparazioni festose, 7 giorni di missioni in cambio di premi grandiosi. E come qualsiasi altro evento del passato, no? Avrete 7 giorni, i 6 saranno bloccati,
vi daranno solamente il primo giorno in cui, non so, dovete raccogliere le risorse, produrre le risorse, attaccare i barbari, creare le truppe, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, man mano che passano i giorni, si sblocca il giorno 2, il giorno 3, il giorno 4, il giorno 5, il giorno 6, il giorno 7. Tutti questi avranno delle missioni. Voi le completate e, una volta completate, andrete ad aggiungere un posto al vostro baule, quindi vi daranno tot teste per quanti eventi avete fatto in questi giorni. Quindi vedete che è un classico evento. Ci sono, ovviamente, come in tutti gli eventi, un tema cittadino nuovo e un oggetto, una struttura nuova da mettere nel villaggio. Non si sa ancora cosa sarà, quale sarà, non si sa ancora se sarà per fanteria, cavalleria, orceria, questo è un mistero. Insomma, la mail è questa qua, leggetevela bene. Cari amici, questo è l'aggiornamento che ci aspetta, finalmente facciamo qualcosa. Speriamo di non iniziare il KVK adesso, proprio che c'è l'evento, almeno ci dedichiamo una settimana all'evento senza rotture di coglioni. Tanti like per Capobastone, noi ci ribecchiamo al prossimo video, tutte le sere dalle ore 21.05 in diretta live su Twitch, sito superiore Capobastone Official, e viva la foca. Saluti, saluti, saluti. Tanti like per Capobastone. Agagagagra.